Appunti sulla creatività, incontri tra scienza e arte è stato il secondo incontro di venerdì di UNISER che si è svolto nella sala Marino Marini della sede UNISER a Pistoia. Beh, noi abbiamo proposto questa idea, cioè quella di avere una sequenza di incontri rivolti ai cittadini su temi che ci sembrano significativi e importanti. L'abbiamo chiamata così, venerdì, perché possa diventare nel tempo, se ci riusciremo, un appuntamento, diciamo, delle persone che possono essere interessate ai nostri temi. Il tema di stasera è antico e contemporaneamente è assolutamente attuale, perché è il rapporto che c'è fra lo sviluppo, diciamo, della scienza, della conoscenza scientifica e invece quelle che sono le arti, quindi la letteratura, quindi la poesia, quindi l'arte grafica, la pittura, e il modo, diciamo, da cercare di capire quali sono i collegamenti interni, quali sono le risonanze interne, perché non si creino, così come è stato scritto in un libro famosissimo, diciamo, di ormai tanti anni fa, non si creino due mondi separati, addirittura qualche volta in contrasto o diffidenti l'uno dell'altro, ma perché si concepisca un po' dentro a questo quadro un'unità del sapere in cui scienza, letteratura, arti si combinano fra loro, comunicano fra loro, si sostengono fra loro e non si oppongono l'una all'altra o si ignorano, che è anche peggio. Cosa spiegherà stasera? Nell'incontro di stasera, fra l'altro con un ottimo studioso di scienze come Vincenzo Manca e uno scrittore come Alberto Garlini, discuteremo degli elementi che fanno qualcosa di comune fra tutte queste discipline che noi siamo abituati a considerare completamente diverse. In realtà, nel modo di creare gli oggetti d'arte o nello studiare i fenomeni scientifici anche più complessi, c'è uno stimolo analogo che dipende dal nostro modo di ragionare, che dipende dal nostro modo di fare l'interpretazione della realtà, e tutto questo diventa concretamente qualcosa di cui adesso è opportuno discutere, perché la creatività è ovunque, ma la dobbiamo cercare.